Partiamo con la registrazione, ridò la buonasera a tutti quanti, vedete in video i nostri ospiti di stasera, uno non è in video ma lo presentiamo lo stesso, Laura Bozzi, ambasciatrice Erasmus Scuola, in forze all'USR Toscana, ambito territoriale settimo, Riccardo Riccieri che non vedete ma c'è, Riccardo è un nostro ambasciatore Erasmus Scuola ed è in forze presso l'Istituto Comprensivo Francesco Severi di Arezzo. Eccolo, Eccomi. ecco Riccardo. Buonasera Riccardo. Buonasera Buon pasto Riccardo. all'inizio. La nostra Buonasera a ospite tutti. Maria Elena Picone, docente dell'Istituto Comprensivo Bolzano 6 e della Libera Università di Bolzano, che è con noi per raccontarci insieme a Laura un progetto a cui collaborano insieme. Io sono Simona Bernabei, sono la referente pedagogica e twinning per la Regione Toscana e ambasciatrice Erasmus Scuola. Questo è un nostro nuovo webinar a cui tengo molto, devo dire, dedicato alle piccole scuole. Una delle attività di punta di eTwinning quest'anno si è tenuto non da molto tempo, un webinar nazionale dedicato alle piccole scuole. Le piccole scuole, sapete, esistono moltissimi progetti, una rete, insomma, è un tema, quello delle piccole scuole, molto, molto interessante e importante. Vorrei rammentare a tutti che già lo dicevo prima che iniziassi a registrare, questo webinar sarà registrato e pubblicato su due canali YouTube, uno del nostro canale YouTube eTwinning Toscana e l'altro sul canale YouTube del Liceo Statale Rosmini di Grosseto. Le domande che voi avrete, sicuramente avrete per i nostri relatori e relatrici. Vi pregherei di pubblicarle, di scriverle senza magari lasciare dati che vi possano riconoscere, perché io il file magari più tardi lo visualizzerò per facilitare anche un po' il fatto che si riesca a seguire le domande per avere, insomma, le risposte. E vi metterò un link sulla chat in modo tale che voi possiate scrivere le vostre domande lì. Quindi vi pregherei di non utilizzare le chat, se non eventualmente la chat, scusate, se non eventualmente per questioni tecniche e starò io dietro la chat, per cui potete scrivere naturalmente se avete quesiti di altro genere. Prima di dare la parola a Laura, che inizierà questo pomeriggio sulle piccole scuole, vi ricordo che abbiamo ancora anzi in particolare un evento online da qui alla fine dell'anno 2023, e cioè un webinar che si svolgerà il 21 di dicembre dedicato a The Twinning Erasmus per la internazionalizzazione dei percorsi delle scuole e sarà in particolare con me e con Simone Bionda e Annalisa Di Pierro, che sono due nostri ambasciatori che sicuramente conoscete. Questo è un evento che abbiamo, diciamo, era previsto come evento in presenza e l'evento è stato trasformato in appuntamento online perché il giorno previsto di svolgimento di questo evento c'è stato, se vi ricordate, il 30 novembre, un'agitazione dei trasporti e quindi abbiamo ritenuto di, per, insomma, per venire incontro alle necessità e o ai problemi di spostamento, abbiamo ritenuto di spostarlo online. L'iscrizione è sempre la solita, trovate informazioni sulle note, la nota che USR ha diramato a tutte le scuole e sui nostri canali social che sono Instagram e Facebook. Vi potete iscrivere, le iscrizioni sono aperte fino all'ultimo, quindi l'unico cambiamento che vi segnalerei è che rispetto al nostro orario, diciamo, tradizionale, cioè dalle 5 alle 7 di sera, ci vedremo alle 4 di pomeriggio, quindi dalle 16 alle 18. Questo succede il 21 di dicembre, che arriva, e poi ci saluteremo per la pausa natalizia e riprenderemo le nostre attività con l'anno nuovo, anche penso direi in primavera, perché questi saranno un po' i tempi del nuovo piano di formazione. Laura, do la palla a te, io spengo la webcam e potremmo forse tutti e tre spegnere la webcam, così almeno non abbiamo problemi di banda. Benissimo.
Ok, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi per raccontarvi qualcosa delle piccole scuole. È un piacere personale perché da qualche anno, questo è il quinto anno che ho l'opportunità di coordinare la rete delle piccole scuole della provincia di Grosseto insieme a Nicoletta Farmeschi, che è la referente per l'ufficio scolastico provinciale di Grosseto. Quindi ho avuto la possibilità di vedere nascere ed evolversi una rete di piccole scuole. Questo dal mio ufficio, perché in realtà non ho lavorato sul campo. Ecco perché qui stasera ci sono due insegnanti che invece operano sul campo, Maria Elena e Riccardo, e che vi racconteranno delle esperienze dirette. In particolare Riccardo ha svolto dei progetti di gemellaggio con scuole, con piccolissime scuole di altri paesi, quindi insomma sarà molto interessante percorrere i suoi racconti. Di cosa parleremo stasera? Parleremo della piattaforma ESEP, quindi European School Education Platform. Qualcuno di voi sicuramente già la conosce, altri no, per cui approfondiremo che cos'è e come si sta sviluppando. Dico come si sta sviluppando perché in realtà è una piattaforma in aggiornamento e quindi da un giorno all'altro può capitare di vedere qualche aggiornamento. Ad ogni modo è ricca di risorse e al suo interno troveremo anche i twinning, quindi questa piattaforma, questa community di insegnanti di cui vi parlerà Riccardo, e poi percorreremo alcuni progetti di gemellaggio tra scuole. Ecco qua, quindi piccole scuole, cosa può fare il twinning per le piccole scuole? Uno degli obiettivi rilevanti di un paese moderno, dicono le nostre linee guida nazionali, deve essere quello di garantire un'istruzione di qualità in ogni parte del suo territorio. Ecco, noi abbiamo sposato in pieno questa frase, perché il nostro territorio, in realtà, il territorio italiano, è fatto di realtà territoriali, scusatemi le ripetizioni, è fatto sì comunque di realtà territoriali molto spesso isolate, periferiche. Andiamo dalle Alpi, quindi dalle valli, dai piccoli paesi sparpagliati nelle valli delle nostre Alpi, l'Appennino, le piccole isole. Ecco, noi in Toscana abbiamo delle isole meravigliose, una delle quali, l'isola del Giglio, fa parte della rete delle piccole scuole e è molto attiva, quindi se siete interessati andando sui twinning, avete l'opportunità di vedere tante attività realizzate da questa piccola scuola primaria e secondaria che dalla sua piccola realtà è riuscita ad aprire gli orizzonti dei propri alunni e farli dialogare con alunni di altri paesi toscani, di altre regioni e di altri paesi europei. Allora, noi non ci siamo inventati tutto questo. Questo impegno nasce da uno stimolo molto forte che viene dall'INDIRE, che da anni sostiene queste piccole realtà situate in territori geograficamente isolati per valorizzare la loro funzione di presidio educativo. Un presidio educativo è una realtà che aggrega la comunità locale per creare una condivisione. Un progetto formativo, quindi una comunità educante che si muove insieme non solo come scuola, ma aggregando tutti i soggetti che fanno parte del territorio e che in qualche modo partecipano, contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa dei ragazzi che vivono in quel territorio. Questo per contrastare il fenomeno dello spopolamento, quindi per favorire sì una valorizzazione della scuola, una valorizzazione della comunità, ma anche per favorire lo sviluppo di un senso di identità degli studenti, dei ragazzi, dei bambini e un senso di appartenenza al proprio territorio, in modo tale che un domani siano loro i primi cittadini responsabili che a loro volta si fanno promotori del proprio territorio e quindi diciamo, contribuiscano alla vita della comunità locale. Ecco. Questa collaborazione, quindi questa iniziativa, questi studi di INDIRE hanno dato vita alla rete nazionale delle piccole scuole. Il primo nucleo di sperimentazione è confluito nel movimento delle piccole scuole, alcuni di voi lo conosceranno, chi non lo conosce vi invito a visitare questo link perché trovate il manifesto delle piccole scuole con gli obiettivi e tutte le indicazioni
utili per entrare a far parte di questa grande rete. E cosa serve la rete? Cosa serve mettere in rete le piccole scuole? Serve a farle dialogare, a superare quel senso di isolamento che tante volte noi docenti sperimentiamo lavorando in una pluriclasse, in un piccolo paese, in un piccolo borgo di periferia o piuttosto che in una zona rurale. E mettere in rete le scuole fa sì che si crei una condivisione di obiettivi, di intenti, di comunità, di pratiche, e questo porta necessariamente a un aggiornamento costante e a un'innovazione. Vi do qualche dato sulle piccole scuole. Ora, come si definisce una piccola scuola? Sono le scuole dell'infanzia formate da una monosezione, sono scuole primarie con un numero di alunni uguale o inferiore a 125, sono scuole secondarie di primo grado con un numero di alunni iscritti pari o inferiore a 75. In Italia vedete che ci sono 11.627 piccole scuole. Ovviamente la maggioranza sono le scuole primarie, perché è un ciclo completo di 5 classi. A livello italiano, che impatto hanno le piccole scuole? Rappresentano il 33,1%. Quindi ecco, ci rendiamo conto che le piccole scuole rappresentano una realtà molto significativa del panorama scolastico italiano. Allora, l'obiettivo della rete delle piccole scuole consiste nel trasformare dei vincoli. In questo caso il vincolo possono essere i pochi studenti, oppure l'isolamento, oppure ambienti, scuole vecchie, strutture datate, in risorse. Quindi trasformare tutto quello che potrebbe essere considerato un limite in risorsa che favorisca lo sviluppo di qualità dell'offerta formativa e dell'organizzazione della scuola, quindi in termini sia di didattica che di organizzazione, elaborando un paradigma diverso per queste realtà educative, perché necessariamente la didattica che si realizza in una piccola scuola non potrà essere paragonabile alla didattica che si realizza in una scuola con tante sezioni. Ecco, una scuola inclusiva, una scuola che permetta veramente di valorizzare l'individualità, quanto mai è possibile in contesti piccoli, valorizzare l'individualità del singolo docente, del singolo alunno, come risorsa preziosa per condividere, per costruire conoscenza. Questi territori sono comunità di memoria, ecco, Indira insiste molto, no? Ci sono tanti bei racconti, anche se andate a vedere i quaderni delle piccole scuole, ci sono tanti bei racconti di scuole, comunità di memoria, perché le piccole scuole raccontano la storia del loro territorio, ecco, da dove sono nate, le origini, ecco, c'è particolare, interesse e affezione alla propria storia. Sono custodi di un patrimonio di storie, di tradizioni, di culture, di lingue che deve necessariamente essere valorizzato. Cosa contraddistingue le nostre piccole scuole? Allora, noi insistiamo molto, nei nostri progetti di gemellaggio abbiamo valorizzato molto il contesto territoriale all'interno del quale le scuole sono inserite, quindi il paesaggio educativo. Il paesaggio diventa uno sfondo integratore, diventa un educatore implicito. Quindi le piccole scuole molto spesso sono scuole che praticano l'outdoor education, che sfruttano il paese, la piazza, il giardino, come contesti, come ambienti educativi. La comunità educante, perché in una piccola scuola molto spesso l'artigiano, piuttosto che la piccola associazione, piuttosto che l'ente locale, sono molto presenti e partecipano e collaborano alla costruzione dell'offerta formativa. La prossimità e la cooperazione delle amministrazioni locali, perché molto spesso in queste piccole realtà i comuni sono anche in grado di offrire delle risorse economiche, quindi di supportare le piccole scuole per le necessità sia di tipo organizzativo che didattico. Le dimensioni ridotte permettono inoltre di realizzare delle sperimentazioni curricolari, cosa che magari in una scuola grande con tante sezioni potrebbe essere difficile. Immaginiamo di voler sperimentare l'outdoor education, ecco, cosa che nella rete toscana è accaduto. È difficile scegliere da quale sezione partire, da quale classe partire, piuttosto che capire quali sono le classi con più o meno alunni. Ecco, in una piccola scuola le piccole dimensioni permettono di sperimentare, perché con meno alunni, con più spazio a disposizione, molto spesso si creano le condizioni per sperimentare
con tempi e ambienti rilassati e disponibili. Ecco. Ecco, un'altra cosa importante, gli spazi a disposizione e quelli recuperabili. Un'altra cosa che caratterizza le piccole scuole è proprio la disponibilità di spazi che tante volte possono essere sfruttati come ambienti, come spazi da recuperare. Ecco, è accaduto anche questo 2 anni fa. Nella rete toscana, le piccole scuole secondarie hanno deciso di sviluppare un progetto condiviso, un gemellaggio di service learning insieme all'Accademia delle Belle Arti di Firenze per la ristrutturazione, diciamo, il restauro delle facciate della scuola. Ecco, gli alunni si sono fatti promotori di idee, di bozzetti che poi hanno portato alla realizzazione di questi murales per valorizzare la struttura della loro scuola, quindi il senso di appartenenza, no? Lavoro a un progetto mio, nostro, che ci appartiene, rappresentando sul muro della scuola quella che è la nostra identità, la nostra storia. Ok, finisco qui, cedo la parola a Riccardo che vi racconterà invece dal campo, vissuta sul campo, la realtà di piccole scuole, di gemellaggi e quali sono le difficoltà che si possono incontrare nella gestione di progetti a distanza, i limiti e le potenzialità. Quindi Riccardo, se ci sei, ti cedo la parola. Ciao Laura, grazie. Non so se mi senti. Mi sentite? Sì, Sì, ti sentiamo allora bene. grazie Simona, grazie Laura e grazie a tutti voi per avermi dato l'opportunità di portare, diciamo, di condividere alcune delle esperienze che mi hanno formato come docente e che sinceramente mi hanno più che altro aiutato a comprendere un po' alcune dinamiche. Devo confessare che in passato non avrei mai immaginato. Però per fare una premessa, io comincerei prima di parlare delle mie esperienze personali e professionali, comincerei a parlare di ESEP, questa sigla che già Laura ha anticipato prima, e vediamo che cos'è questo ESEP di cui si sente spesso parlare. ESEP è l'acronimo di European School Education Platform. Praticamente qui potete vedere il link al sito europeo. E come fa possiamo fare qui vedete praticamente per esteso questo acronimo, ESEP, European School Education Platform. Che cosa è e perché è così importante oggi non solo per un docente, ma anche per un dirigente? Perché è così importante entrare in ESEP? Allora, chiediamoci prima di tutto come fare ad entrare in ESEP, e poi guardiamo gli aspetti anche che riguardano i vantaggi, i possibili vantaggi, diciamo, di partecipare ad ESEP. Vediamo come fare ad entrare ad ESEP. Allora, prima di tutto dobbiamo ricordarci che per poter entrare in ESEP, quindi per poter anche partecipare a progetti di twinning, occorre prima di tutto creare il nostro EULogin. Per creare l'EULogin, quindi chiamato anche EULogin Account, occorre innanzitutto fare praticamente una registrazione, praticamente utilizzando il link che voi potete trovare semplicemente digitando su Google, per esempio, EULogin Account, è il modo più semplice per trovare il nostro link. L'EULogin perché è così importante? È così importante perché è la chiave di accesso praticamente a ESEP, quindi a tutto il mondo che riguarda la piattaforma dedicata agli insegnanti e non solo. Puoi tornare un attimo indietro, per favore. Per creare il tuo EULogin, tu puoi anche direttamente collegarti a questo link, che è praticamente il link diretto per la registrazione per creare quindi l'EULogin account. E se richiesto, puoi inserire il codice formato anche dalle lettere e dai numeri che eventualmente ti verranno mostrati nella pagina. E possiamo andare avanti, grazie.
Allora, quando voi avete creato l'EuLogin, potete tranquillamente cliccare su Login e inserire i dati, le credenziali che voi avrete generato in fase di registrazione. E per accedere basta inserire quindi le credenziali e potrete accedere a questa grande piattaforma finanziata dalla Commissione europea. Praticamente si apre praticamente nel momento in cui voi entrate su ESEP, potete poi anche entrare in eTwinning, che fa parte di ESEP. Allora, eTwinning non è così scontato che faccia parte di ESEP, perché è solo dal 2022 che esiste ESEP. Quindi praticamente è poco tempo che ESEP ha iniziato a lavorare, a pieno regime. eTwinning precedentemente faceva parte di un sito, di una piattaforma, aveva una piattaforma a sé. Era eTwinning.net, era il sito praticamente degli educatori europei, che poi praticamente adesso è diventata un ramo di ESEP. Infatti voi potete vedere qui cerchiato di rosso dove dovete cliccare per entrare su eTwinning nella piattaforma ESEP. Allora, vediamo adesso che cos'è eTwinning. Adesso che abbiamo visto che cos'è eTwinning, è una parte di ESEP, ma vediamo che cos'è in particolare eTwinning e quali vantaggi e opportunità può offrirmi. Intanto potete, come ho detto prima, è uno strumento di Erasmus+. E praticamente adesso è praticamente eTwinning ed Erasmus sono fuse da alcuni anni. Adesso praticamente eTwinning è diventata la più grande comunità europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. eTwinning è praticamente, tradotto in italiano, significa gemellaggio elettronico. Infatti si occupa di agevolare gli insegnanti e non solo, nella creazione di progetti a distanza, progetti didattico-educativi a distanza, utilizzando, ovviamente le nuove tecnologie. Che vedremo però che non è così scontato neppure quello, non è così scontato che si utilizzino solo le nuove tecnologie. Possiamo andare avanti? Allora, eTwinning, infatti, come dicevo prima, ha l'obiettivo di permettere agli insegnanti di realizzare progetti didattici a distanza, detti anche gemellaggi elettronici. Molto importante ricordare che è tutto, ripeto, è tutto finanziato, qualunque attività è finanziata dalla Commissione europea. Quindi tutto quello che riguarda la formazione, tutto ciò di cui parlerò da ora in avanti, è tutto gratis per gli insegnanti e per le scuole. Quindi le scuole non dovranno sborsare un euro per partecipare o per partecipare ai progetti o per organizzarli, ovviamente. Tutto quello che è predisposto dal sito di ESEP è gratis per gli insegnanti. Ovviamente ci sono anche corsi di formazione, c'è la possibilità di condividere metodologie, buone pratiche e risultati attraverso la piattaforma. È possibile anche pianificare gli obiettivi e organizzare anche attività di collaborazione per i propri studenti insieme ai colleghi di scuole di oltre 40 paesi. E vediamo anche un'evoluzione costante. Negli ultimi anni abbiamo visto un'evoluzione costante di eTwinning. I paesi si sono sempre aggiunti, quindi è difficile anche rispondere alla domanda quanti paesi ci sono attualmente in eTwinning, perché continuamente se ne aggiungono di nuovi. Quindi non solo paesi che appartengono all'Europa geografica, ma ci sono anche paesi come la Tunisia, come Azerbaigian, Georgia, Moldavia, tantissimi altri, insomma, che non appartengono, che non fanno parte della comunità europea, ma sono anch'essi praticamente all'interno di questo grande mondo degli educatori. Allora, cosa possiamo fare con eTwinning? Allora, con eTwinning possiamo fare tante, tante, tante cose. Queste sono, quelle che voi vedete qui, sono solo praticamente una minima parte di ciò che possiamo fare. Allora, trovare partner, creare progetti, formazione, collaborazione, fare rete. Praticamente faremmo prima a dire che possiamo fare tutto quello che la scuola può avere in mente di fare per il bene dei ragazzi, per il bene dei docenti, per il bene della scuola stessa. Per quanto riguarda le piccole scuole, qui vedete il sito nazionale di eTwinning, che è il sito che possiamo, è il sito praticamente diretto da Indire, che potete visitare e per trovare informazioni dettagliate e aggiornate in tempo reale.
che riguardano la scuola praticamente e tutto il mondo degli educatori. E possiamo andare avanti. Ecco, dicevamo, i twinning è un mondo immenso. E perché i twinning è così importante? E perché è così importante fare rete? Allora, qui dobbiamo dedicarci un pochino, dobbiamo dedicare un attimo una riflessione, perché anche questo elenco è troppo piccolo rispetto a ciò che è veramente i twinning, diciamo a ciò che offre i twinning. In un'ottica, allora, questo ovviamente non è, diciamo, limitato alle piccole scuole, quello che è scritto qui, questo riguarda tutte le scuole. Le piccole scuole in particolar modo possono trovare dallo scambio, dalla collaborazione, dal confronto, come diceva anche prima Laura, come diceva anche Simona, cioè, possono trovare un arricchimento maggiore, però questo ovviamente riguarda qualunque tipo di scuola. Comunque, praticamente lo scambio, la collaborazione, il confronto. A livello sia di classe che proprio a livello di proprio anche a livello più, cioè a vari livelli, ecco, questo si ha, come vedremo nelle prossime slide. Poi innovazione didattica. L'innovazione didattico-educativa è molto molto importante e viene promossa dai twinning in tantissimi modi, attraverso la formazione, lo sviluppo professionale. È un modo questo anche per aiutare gli insegnanti senza, diciamo, avere una senza diciamo avere una come possiamo dire spese aggiuntive possono trovare nella piattaforma all'interno della piattaforma qualunque tipo di corso di formazione ad hoc che attraverso una ricerca praticamente interna al sito possono cercare un contesto multiculturale. Il Twinning offre questo contesto multiculturale in quanto mette in relazione, aiuta a mettere diciamo, a far dialogare le scuole tra loro, quindi appartenenti a diverse culture, con lingue diverse, nuove storie diverse, eccetera. Formazione e aggiornamento, quello di cui parlavamo prima, c'è la possibilità proprio di sviluppo professionale che è molto, molto importante perché consente non soltanto di usufruire, e questo è un punto molto importante da sottolineare, consente non soltanto ai docenti, per esempio, di usufruire di corsi, per esempio, di inglese o di nuove tecnologie o di qualsiasi disciplina, corsi di aggiornamento o di formazione, ma consente ai docenti stessi di mettersi in gioco e di offrire, gratuitamente a tutti gli altri, partner, a tutti gli altri, scusate, a tutti gli altri, i twinners, di corsi di formazione. E qui si parla, appunto, come ne parleremo anche più tardi, di scambio di competenze. È fondamentale questa diciamo, espressione, perché lo scambio di competenze è secondo me, una delle chiavi vincenti di Twinning, in quanto io do una cosa alla comunità, ma in cambio ne ottengo molto, molto di più, perché io praticamente offro e metto a disposizione, come faccio in questo momento, ciò che io so fare meglio. E a mio, diciamo, in cambio me ne viene veramente molto molto di più, sempre in campo di formazione, di aggiornamento. Quindi è uno scambio di competenze attraverso il quale tutti ne traiamo arricchimento. Motivazione e riconoscimento, è ovvio, tutto ciò genera motivazione negli insegnanti, perché un insegnante che vede anche le proprie competenze, le proprie conoscenze anche migliorare in modo anche diciamo divertente, perché diciamocelo, a nessuno piace lavorare senza motivazione, senza anche trovare una gioia in quello che fa. Ecco, è quello che si trova in eTwinning. In eTwinning trovi una continua motivazione che diventa poi fonte di entusiasmo, e questo entusiasmo tu lo porti poi, lo porti in classe, c'è poco da fare. Quando tu vai in classe, i tuoi alunni di qualunque livello siano, diciamo che accolgono con gioia questo entusiasmo, e questo entusiasmo lo raccolgono e ne fanno come dire, ne fanno un motivo di arricchimento anche, di arricchimento e poi come possiamo dire, anche aumenta anche l'attenzione, quindi l'attenzione dei ragazzi viene anche, come dire, allungata anche, no? Dal fatto che facciano con gioia quello che fanno. Il riconoscimento, ecco, questo è un aspetto che ovviamente non è l'unico, però è anche questo un aspetto presente. Il riconoscimento che cosa riguarda? Riguarda
ma non solo un riconoscimento che diciamo che comprende anche dei riconoscimenti, quindi dei premi. Per esempio, ci sono dei premi, dei quality label, no? I famosi quality label nazionali, europei, eccetera. Ci sono tanti tipi di riconoscimento che i Twinning prevede e che ovviamente danno anche questi, sono anche questi fonte di entusiasmo e di motivazione, soprattutto per gli alunni, perché poi agli alunni fa piacere comunque, ripeto, che tutti gli alunni ottengono un riconoscimento, anche quel piccolo diplomino, diciamo, di carta che poi viene inviato in formato digitale, poi uno se lo può stampare, è molto importante per i ragazzi che viene rilasciato all'inizio di qualsiasi progetto di Twinning. È molto importante perché un pochino, diciamo, i ragazzi ci tengono, no? Anche a lavorare, diciamo, sapendo che sono comunque che quello che fanno è riconosciuto. Poi facilità, sicurezza e supporto. Ecco, non dimentichiamo che usare i Twinning è facile, non, assolutamente non richiede nessuna conoscenza pregressa a livello tecnologico, non importa essere esperti di informatica, insomma, per usare internet, per usare i Twinning o per fondare. Ovviamente occorre un po' di formazione, un pochino bisogna entrarci un po'. Sicurezza evidentemente è un ambiente molto sicuro perché prima, anche in fase di registrazione, voi potete vedere che occorrerà un po' di tempo, talvolta occorrevano, qualche anno fa occorrevano fino a 2 giorni per essere, diciamo, inseriti in eTwinning. Dal momento della pre-registrazione al momento della registrazione effettiva potevano passare anche 2 giorni perché veniva fatto proprio un controllo dei docenti che chiedevano di iscriversi o comunque dei dirigenti che chiedevano di iscriversi ai Twinning. Questo per garantire la sicurezza, diciamo, di tutta la comunità, ecco, per evitare che potessero entrare anche, diciamo, persone che non fanno parte del mondo della scuola. Supporto, ecco, se guarda supporto, diciamo che il supporto è evidente nel momento in cui tu vedi che c'è un'intera comunità che ti supporta. Qui non c'è soltanto non si tratta soltanto dell'ufficio tecnico che ti può dare assistenza tecnica oppure assistenza anche, diciamo, di tipo psicologico, possiamo dire, perché io ne ho avuto bisogno, in quanto talvolta mi sono trovato in difficoltà e molto spesso mi sono ritrovato davanti persone non soltanto esperte, dietro allo schermo, ma mi sono ritrovato anche persone che mi hanno saputo supportare, diciamo, anche dal punto di vista morale e psicologico, nel momento in cui avevo delle grosse difficoltà anche nel cercare di gestire un po' tutta questa massa di informazioni, che all'inizio anche questo, diciamo, non è scontato, ma all'inizio può creare difficoltà a qualsiasi docente. Ecco, da dove iniziare? Ecco, questo ero io quando all'inizio mi ero iscritto a The Twinning. Non sapevo da dove iniziare. Infatti, diciamo che inizialmente ho dovuto, diciamo, attuare alcune strategie per rompere il ghiaccio. Queste strategie io le rivolgo anche a voi, consigliando a chi magari fosse meno esperto di utilizzarle. Ecco, di utilizzarne non tutte, ovviamente, ma quelle che preferite, funzionano tutte. Una può essere quella di cioè, questo ordine numerico non è l'ordine di importanza, ma è un ordine come mi sono venute in mente, insomma. Cercare partner per scambiare idee e conoscenze. Allora, ora ovviamente non è questa la sede, almeno in questo momento, magari poi si avanzerà del tempo, potrò mostrarvi la piattaforma, però per cercare partner esiste proprio una stringa di ricerca nella quale potete inserire anche diciamo, vari parametri tra i quali il paese o le materie, cioè per poter cercare partner idonei alla vostra, diciamo, al vostro tipo di insegnamento. Potete scegliere qualunque partner, insomma, potete intanto cercare anche partner soltanto anche per vedere quali sono i suoi progetti fondati o per i quali lui, praticamente questa collega o questo collega, al quale questi colleghi partecipano, anche soltanto per scambiare idee e conoscenze. Poi potete entrare a far parte di un progetto di Twinning per capire come funziona il Twin Space. E qui ho scritto inviare richiesta di contatto. Allora, c'è da ricordare che per entrare a far parte di un progetto Twinning, questa può essere una possibilità per rompere il ghiaccio, dovete prima chiedere ovviamente la richiesta di dovete praticamente prima contattare la persona che ha fondato oppure è cofondatore del progetto stesso. Questo è, diciamo, una
è una modalità che di solito avviene, ma non è l'unica modalità per poter entrare a far parte di un progetto di twinning, come vedremo magari in un altro momento. Iscriversi a corsi di formazione, cercandoli tra questi, tra quelli proposti nell'area sviluppo professionale. Come dicevo prima, lo sviluppo professionale è una delle aree più importanti di twinning. È difficile dire cosa non lo sia importante nei twinning, perché veramente è un mondo incredibile nel quale, al quale veramente a volte non, si può anche restare increduli nel momento in cui si entra, no? A vedere quante opportunità offre, insomma, i twinning. Ecco, lo sviluppo professionale è un immenso mondo nel quale voi potete benissimo, potete benissimo dire: ma perché ho speso i 500 euro? A volte viene da dire, no? Ad alcune colleghe e colleghi, dice: ma perché ho speso 500 euro per fare quel corso quando qui l'ho trovato gratis, completamente gratis? E io dico: perché non conoscevi i twinning, no? Ora scusate la battuta, ma mi è venuta in mente ora, no? Entrare a far parte di gruppi di mio interesse. Ecco, una delle possibilità di twinning è quella di partecipare a gruppi creati da altri docenti, oppure quella di creare gruppi di vostro interesse. Io, per esempio, avevo personalmente creato un gruppo che mi aveva dato tanta tanta soddisfazione, che era l'importanza della documentazione delle attività didattico-educative, perché ritenevo molto importanti, ritenevo fondamentale, diciamo, una buona documentazione digitale delle attività didattico-educative ai fini della realizzazione di un progetto. E allora avevo creato questo gruppo per cercare di non soltanto di offrire diciamo, un aiuto ad altri colleghi e colleghe che avessero lo stesso interesse, ma anche per cercare io stesso di dialogare con altri docenti e quindi fare anche nuove amicizie e scambiare quindi idee anche con altri docenti di altri paesi. Poi creare un altro, come dicevo prima, creare un gruppo, aggiungere nuovi contatti al mio profilo. Ecco, io inizialmente avevo un po', diciamo, avevo paura di non rompere il ghiaccio, allora cominciai ad aggiungere, diciamo, tanti tanti contatti. Forse inizialmente esagerai un po', però diciamo questo mi aiutò comunque a rompere il ghiaccio e a fare molte, diciamo, tra virgolette, amicizie con docenti di molti paesi. E questo mi aiutò tanto nel 2007 trovare anche opportunità per entrare in nuovi progetti, perché come dicevo prima, attraverso il profilo delle persone che voi aggiungete come contatto, voi trovate nel profilo di queste persone, di questi docenti, trovate anche la lista dei progetti dei quali loro fanno parte. E quindi potete anche visitare, diciamo, la parte pubblica del profilo del loro progetto e per avere anche un'idea di di come si svolgono, di come funzionano. E potete anche inserire degli annunci anche e fare anche tante altre cose. E quindi questa lista era soltanto una lista praticamente provvisoria, che potrebbe essere anche molto, molto più, potrebbe essere estesa quasi all'infinito, perché potremmo anche praticamente aggiungere anche praticamente degli spunti per organizzare anche un progetto ideale che io magari ho nel cassetto. È un sogno che magari che ho nel cassetto e che mi piacerebbe realizzare con una docente X che però non conosco. Allora io metto questo annuncio magari e aspetto che qualcuno risponda. Che cosa possiamo dire riguardo alle piccole scuole? Quali sono le opportunità che i twinning può offrire, in particolar modo alle piccole scuole? Allora, io credo che quello che già ha detto Laura sia già esaustivo, nel senso che quello che i twinning può offrire alle piccole scuole è veramente immenso. Grazie ai progetti twinning, praticamente intanto i docenti e gli studenti sono facilitati nell'acquisire conoscenze e nello sviluppare competenze. Ecco, questo è un aspetto che io non avevo inizialmente ben chiaro. Poi, con l'esperienza, diciamo, nel campo, sul campo, ho capito che il twinning non è fatta solo per gli allievi, non è fatta per gli studenti in particolar modo, è fatta prima di tutto per i docenti. È ovvio che poi gli studenti ne traggono beneficio anche, ma io inizialmente non pensavo che un docente potesse trovare nei twinning tanta ricchezza, tante opportunità. Ecco, questa è stata la mia personale sorpresa che ho trovato nel momento in cui mi sono registrato di twinning. Perché poi praticamente gli stessi docenti e gli studenti possono praticamente
entrare in contatto con altri docenti e con altri studenti di altre realtà. E questo è, diciamo che è evidente, non può che creare arricchimento reciproco, se si pensa per esempio all'utilizzo delle lingue. Queste relazioni instaurate dalle piccole scuole con altre istituzioni educative italiane e straniere possono non soltanto arricchire il ventaglio didattico educativo, ma anche generare quell'atmosfera di benessere, di motivazione e di entusiasmo, tanto utili ai fini dell'apprendimento a qualsiasi livello scolastico. Quindi l'atmosfera di benessere che crea i twinning è incredibilmente importante. E questo non soltanto alla luce del tema, diciamo, dell'anno della comunità e twinning del 2024, che è appunto il benessere educativo e il benessere didattico, ma proprio ai fini proprio anche dell'apprendimento. Quindi non è, voglio dire, non è soltanto finalizzato all'apprendimento. Già stare bene a scuola sia per gli insegnanti che per gli alunni, già questo sarebbe un motivo ottimo per praticare i twinning, che ovviamente facilita anche questo benessere, ma anche proprio anche per la salute mentale, per la salute fisica di noi docenti, dovremmo farci un pensierino, in quanto anche lo stress al quale noi docenti siamo sottoposti purtroppo ogni giorno nella scuola, lo vediamo ogni giorno. Io sinceramente posso dire veramente, non lo dico perché sono di parte, perché sono un insegnante come voi e anche io tutti i giorni mi devo confrontare con genitori, con colleghe e colleghi, con qualsiasi problemi della scuola, anche se la mia è una scuola primaria, quindi magari avrà problematiche più specifiche. Però devo dire che in i twinning io trovo un'ottima medicina, diciamo, per prevenire anche lo stress di ogni giorno. I twinning per le piccole scuole, che cosa può offrire in particolar modo alle piccole scuole? Allora, come diceva anche la collega, come dicevano le colleghe anche prima, praticamente le piccole scuole si sentono parte di un progetto più grande nel momento in cui si iscrivono ad un progetto di twinning. Non si sentono più sole, sanno di non essere, sentono. Sentono gli alunni e i docenti sentono di non essere e i dirigenti, che è un aspetto molto importante di una scuola, direi fondamentale, perché i dirigenti sono un pochino l'anima, no, di una scuola, se noi e di un istituto. Quando un dirigente sente questo, sente che le proprie scuole o la propria scuola fanno parte di un progetto più grande, poi viene coinvolto e quindi c'è questo, genera motivazione ed entusiasmo anche questo, in docenti, alunni e dirigenti, aggiungerei, e anche in tutti gli altri, diciamo, attori della scuola, anche il personale ATA, io l'ho visto entusiasta da quando facciamo progetti di twinning. Per esempio, nell'affrontare anche qualsiasi attività didattica in classe, diventa come un'abitudine. I twinning diventa un'integrazione nel curriculum naturale, no? Per la quale le attività, naturalmente, le attività svolte in classe appartengono poi a quel percorso interdisciplinare che viene anche praticamente svolto all'interno del progetto di twinning. Entusiasmo come motore per l'attenzione, di cui avevo già accennato prima questo importante elemento. L'attenzione è a qualsiasi livello scolastico. Quello che siano bambini, ragazzi, più o meno grandi, l'entusiasmo genera attenzione e i media, diciamo che le nuove tecnologie aiutano in questo, anche per esempio mostrare un video, il video dei ragazzi stessi in classe, diciamo che genera spesso attenzione, genera una maggiore attenzione negli alunni stessi e diventa anche un feedback educativo. Fa sentire gli alunni usare i twinning. Partecipare a progetti di twinning fa sentire gli alunni liberi di scegliere i vari percorsi interdisciplinari nei quali i docenti svolgono la funzione di guida e di facilitatore. Ciò fa in modo che gli alunni si sentano i timonieri del proprio percorso di formazione. Ecco, devo dire due paroline riguardo a questo punto, per chiarirla. Allora, non è che dobbiamo lasciare ovviamente gli alunni, soprattutto quando si parla di alunni anche piccoli, non è che li lasci liberi di scegliere. A volte ho dovuto rispondere per chiarire a qualche collega che mi ha ovviamente e giustamente posto, diciamo, il dito, diciamo, ha indicato questo punto per dire: ma non possiamo lasciare gli alunni, certo, non è che lasciamo gli alunni liberi, ma dobbiamo farli sentire comunque liberi, nel senso che
Gli alunni, io parlo in particolar modo per la scuola primaria, per in quanto sono i miei alunni, praticamente io faccio sentire gli alunni, faccio credere agli alunni che siano loro a decidere il loro percorso. In realtà io già in mente, ho già in mente io la strada nella quale condurli, e ovviamente già i contenuti cerco di adattarli alle proprie esigenze, in questo senso qui. Cioè, gli alunni devono scegliere praticamente di essere, devono scegliere l'argomento per il quale mostrare più entusiasmo, detto proprio malamente, ma spero che mi abbiate capito. Poi il benessere a scuola, di cui parlavamo prima, è il nuovo tema annuale, i Twinning per il 2024. Ecco, il benessere a scuola praticamente, si collega a quello che dicevo prima. Se gli alunni praticamente svolgono attività che loro amano, e tu puoi lavorare come insegnante, puoi lavorare in maniera anche più serena, in un'atmosfera più serena, perché vedi che gli alunni lavorano con più entusiasmo e hanno maggiore attenzione, quindi sono più motivati nell'attività che svolgono. L'integrazione delle attività svolte per un progetto di twinning all'interno del curriculum fa sì che tu non stia perdendo tempo, non solo agli occhi degli altri, no? Che praticamente non ci importa di quello che pensano le altre colleghe, gli altri colleghi. Tu sai che quello che stai facendo, che il percorso che tu stai svolgendo per i progetti twinning, fa parte integrante del programma didattico educativo. Questo è molto importante. Non l'ho scritto, ma lo volevo rimarcare lo stesso. Quindi si parte dal presupposto, quindi si parla di integrazione del curriculum, delle attività nel curriculum. Ma si parte anche dal presupposto che le scuole non sono solo luoghi di apprendimento, ma rappresentano anche importanti spazi per lo sviluppo sociale ed emotivo dei giovani. E questo penso che sia fondamentale e che non merita molta attenzione, ma penso che o qualsiasi commento sia inutile, nel senso che diciamo che è talmente importante questo sviluppo sociale ed emotivo che fa sì che grazie ai progetti di twinning noi possiamo anche garantire un benessere a scuola che fa sì che i ragazzi si sentano non soltanto delle macchinette che imparano, tanto per dirla in maniera brutale, ma siano anche luoghi, le scuole, nei quali praticamente i ragazzi trovano anche un arricchimento anche proprio sociale ed emotivo. E quindi c'è anche il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Perché il benessere a scuola favorisce il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, perché i ragazzi non hanno bisogno di cercare altre modalità di confrontarsi con altri coetanei, con i pari, se stanno bene a scuola. Purtroppo spesso dalla mancanza di benessere a scuola è stato dimostrato da esperti che spesso è la mancanza di benessere a scuola. Quindi quello stress di cui si parlava prima, talvolta sono altri fattori anche, diciamo, sui quali non voglio inoltrarmi, che generano bullismo o cyberbullismo. Ecco, questo benessere di docenti e studenti è fondamentale per l'apprendimento e non solo. Ci tengo a sottolineare di docenti e studenti. È molto importante che i docenti stiano bene. No, quando si parla di benessere, molto spesso si tende, noi insegnanti tendiamo a pensare che siano i ragazzi che devono stare bene a scuola. Certo, i ragazzi devono stare bene a scuola, ma se non è il docente a star bene a scuola per primo, come facciamo a far star bene gli alunni? È impossibile. È come dire agli alunni: cercate di essere calmi, fate i bravi, e magari urlando a squarciagola. È difficile chiedere ai bambini di stare calmi se io comincio a urlare a squarciagola dicendo state calmi. È una battuta, ma per far capire che a volte è difficile per noi docenti talvolta capire che il benessere è qualcosa di più complesso, è qualcosa che praticamente coinvolge spesso non soltanto alunni e docenti, ma spesso anche con i nostri colleghi e spesso anche le scuole con le quali noi siamo in contatto. Infatti, i twinning, nel momento in cui noi mandiamo avanti un progetto, i twinning proprio genera questo entusiasmo spesso contagioso e collettivo che fa sì che un progetto di twinning sia veramente di successo. Ecco, il vero successo di un progetto di twinning, permettetemi di dirlo, non è quando si vince un quality label, che ovviamente può essere anche discutibile, diciamo, possono essere discutibili i criteri con i quali,
che sono stati utilizzati per premiare un progetto, ma un progetto è veramente vincente quando genera entusiasmo, motivazione e quando coglie tutte le opportunità per far sì che gli alunni raggiungano gli obiettivi in modo sereno, in modo diciamo gioioso e quindi gli obiettivi di apprendimento li raggiungono in modo veramente in modo quasi spontaneo, ecco. La nostra riflessione, ecco, adesso può partire da una domanda legata ad una questione molto pratica. Adesso iniziamo a parlare di alcune esperienze, diciamo, che ho condotto personalmente attraverso la partecipazione della mia scuola, l'Istituto Comprensivo Severi di Arezzo, a vari progetti di twinning. Ecco, la nostra riflessione può partire da questa domanda molto semplice e molto pratica. È possibile realizzare un progetto coinvolgendo piccole scuole prive di una connessione ad internet? E questa domanda la rivolgo a voi. Secondo voi, può una piccola scuola rurale o non rurale, comunque una scuola priva di una connessione ad internet, di aule di informatica e di qualsiasi tipo di dispositivo connesso alla rete, utilizzabili per la documentazione delle attività didattiche educative svolte in classe, può realizzare un progetto di twinning? Secondo voi questa scuola? Voglio lasciarvi un attimo per pensare, per rispondere a questa domanda. Magari anche in chat, oppure potete scriverlo anche in chat, o potete anche tra voi provare a parlare tra voi, magari, dicendo che come secondo voi è possibile far partecipare una piccola scuola che non ha internet, che non ha un dispositivo, sembra quasi impossibile che possa partecipare ad un progetto e-twinning, che per definizione è un progetto di gemellaggio elettronico. Ecco, io vorrei riprendere quello che la collega Laura Bozzi ha detto riguardo alla sfida, che mi piace tantissimo, me lo sono annotato. Cogliere le sfide e trasformarle in opportunità. Questa è la formula magica praticamente per molti problemi che spesso troviamo nella scuola, non solo in e-twinning, ma spesso troviamo nella scuola. Ecco, prendere le sfide e trasformarle in opportunità. Ecco, come poter superare questi ostacoli, spesso aggravati dalle limitate competenze tecnologiche dei docenti coinvolti? Allora, molto spesso non c'è soltanto la mancanza di dispositivi elettronici, di dispositivi connessi ad internet. E, come sappiamo, l'innovazione non è data dai soli dispositivi elettronici e dalle sole tecnologie. Non è quella che fa innovazione. L'innovazione è data dalla trasformazione, dal superamento di questi ostacoli, dalla trasformazione delle sfide in opportunità, perché molto spesso ci sono docenti, ma ci sono tanti docenti anche che io conosco, che hanno limitate competenze tecnologiche, eppure io so che sono tanto tanto bravi questi docenti, e sono una risorsa sprecata se si bloccano, se non partecipano ad e-twinning, per esempio, solo per questo, perché hanno tantissime altre risorse, hanno tantissime altre competenze che potrebbero essere di arricchimento per tutti attraverso, e ora ve la do io la risposta, attraverso la collaborazione. Ecco, la testimonianza che segue può dare una risposta affermativa a queste domande. Cioè, la risposta è sì, si possono superare tutti questi ostacoli attraverso ovviamente la collaborazione, una stretta collaborazione, altruistica collaborazione. È ovvio che bisogna un momentino mettersi in testa che io non posso ragionare come insegnante della mia classe, ma devo mettere e non posso ragionare con non posso ragionare così, dicendo io ho le mie competenze e me le tengo in tasca e non aiuto nessun'altra scuola. No. Se io uso questa, questo, se io condivido le mie competenze, vedremo che la testimonianza che segue possa dare una risposta affermativa a queste domande, oltre ad un'idea di come una piccola scuola possa ritrovarsi arricchita dopo un'esperienza e-twinning. Allora, voglio mostrarvi alcuni, pochissime, veramente pochissimi elementi di una documentazione di un'esperienza tratta da un progetto di Twinning Plus, Maria and Friend, che è stato fondato nel 2013 e che ha ricevuto un premio importante nel 2015. Che
che ha coinvolto piccole scuole situate in Georgia, Moldavia, Azerbaigian, Ucraina, Turchia, Armenia e altri paesi, molte delle quali, molte di queste scuole erano caratterizzate da una forte carenza di dispositivi elettronici e di nuove tecnologie. Non avevano né PC portatili o fissi, né tablet, né smartphone. Allora mi chiederete, ma come hanno fatto a partecipare ad un progetto di twinning? Ecco, sembra impossibile quello che vi dico, può sembrare paradossale, ma queste scuole hanno vinto addirittura il primo premio europeo, proprio grazie alla stretta collaborazione che hanno avuto tra loro. E io sono stato testimone proprio, ho vissuto proprio direttamente questa esperienza, anche praticamente conoscendo molte di queste colleghe, di questi colleghi che erano maestre splendide, maestre veramente di una bravura, proprio anche proprio a livello didattico, avevano una, come possiamo dire, erano innovative, ecco, maestre e insegnanti innovative, ma ad alto livello, che non possedevano neanche un dispositivo innovativo. Quindi è per quello che vi dicevo, parlavo di innovazione, che dicevo l'innovazione non è direttamente proporzionale al grado di tecnologia, ma è direttamente proporzionale al grado di capacità di mettersi in gioco, al grado di capacità di collaborare, alla capacità di condividere con gli altri anche le proprie competenze. E ora vediamo qualche. Allora, ovviamente ci sono, riguardo a questo progetto di cui vi parlavo, ci sono state veramente centinaia e centinaia, centinaia di prodotti che non potrò mostrarvi qui per evidenti motivi di tempo, però eventualmente potrete anche scrivermi anche attraverso l'email che è condivisa praticamente condivisa anche tra gli ambasciatori i Twinning e posti della Toscana. È possibile anche che risponderò a tutte le vostre domande se non sarà questo, se non ci sarà il tempo per poter spiegare tutto quello di cui vorrei parlare. Magari se vi interessa approfondire qualche particolare aspetto o chiedere informazioni più particolari. Ecco, come dicevo prima, è attraverso una stretta collaborazione tra le scuole partecipanti che è possibile bypassare. Mi piace questo termine, anche se è di origine inglese, ma mi piace molto perché queste problematiche veramente possono essere bypassate attraverso la collaborazione stretta. Facciamo un esempio pratico che si verifica molto frequentemente. Si è verificato nel progetto Miguel and Friend, ma si verifica frequentemente in molti progetti di twinning che voi potete realizzare o ai quali voi potete partecipare, magari anche andando a cercare tra i vari progetti già fondati da altri docenti in Europa. Questo perché ci sono tanti, come diceva anche la collega, ci sono tantissime in Italia e in Europa, in altri paesi europei ci sono tantissime piccole scuole che spesso, come quella che ora nel caso numero uno vi mostrerò, ci sono tante piccole scuole che non hanno praticamente né aula di informatica né accesso ad internet e neppure un dispositivo connesso ad internet da utilizzare per le classi coinvolte nel progetto di Twinning. Ecco, questa situazione può veramente gettare nello sconforto un fondatore di un progetto che ha come partner soltanto piccole scuole. Ecco, voi immaginate, mi è capitato anche questo, nel momento in cui ci sono piccole scuole, ora dico tra parentesi che è ovvio che non tutte le piccole scuole sono in queste situazioni, no, ci sono piccole scuole rurali che purtroppo, piccole scuole rurali che anche in Italia purtroppo sono in situazioni simili. Per mancanza anche di fondi economici, per mancanza di disponibilità economiche, magari non possono comprare anche magari dei dispositivi attrezzati e attrezzarsi, diciamo, a livello tecnologico. L'unica possibilità per questa piccola scuola rurale era realizzare dei semplici PowerPoint, quindi utilizzando le foto realizzate con l'unico cellulare a disposizione, un cellulare di vecchia generazione, uno di quelli che non so se vi ricordate aveva soltanto magari la possibilità di fare solo le foto, ma non quella di connettersi ad internet. Ecco, attraverso questi dispositivi, questa scuola ha inviato al sottoscritto queste foto, no, questo PowerPoint. Mi hanno dato delle diapositive via email. E loro avevano la possibilità attraverso un internet caffè di inviarmi via email questo PowerPoint. E io inizialmente, credetemi, non sapevo come fare. Inizialmente non sapevo come fare. Allora mi sono un po' ingegnato e ho detto: no, non posso né abbandonare questo progetto dicendo che non possiamo fare il progetto perché non ci sono per mancanza di
di tecnologia. Ho pensato anche che non era possibile, ovviamente, escludere, non era possibile né escludere la scuola dal progetto. Allora ho pensato, insieme all'aiuto degli alunni e di altre colleghe, ho pensato di trovare questa escamotage, questa formula, diciamo. Primo, richiedere l'invio via mail del file della presentazione. E una volta che ho ricevuto praticamente questa presentazione di PowerPoint, una immagine alla volta, ho eseguito gli screenshot praticamente di tutte le immagini e le ho inserite in una cartella a parte. Poi ho riutilizzato le immagini in modo creativo e collaborativo, non facendo io in prima persona la presentazione, ma diciamo, ricoinvolgendo le altre scuole partner, in modo da utilizzare quelle immagini, in modo da creare una presentazione collaborativa, per esempio, o un altro video. Quindi, primo, per chiarire meglio quello che abbiamo fatto nel progetto, ho fatto questo schema per dare un momentino, un'idea un pochino più approfondita della profondità di questa soluzione, che non è soltanto una soluzione tecnica. Ecco, ci tengo a dire che questa non è stata soltanto un escamotage per trovare una risoluzione al problema, ma vedremo che qui c'è del valore aggiunto che è dato dallo scambio delle competenze. Questo è molto, molto importante. Cioè, questa estrapolazione delle immagini, per esempio, utilizzando uno screen capture come Becasoft, per esempio, cioè, è una cosa che sanno fare mo moltissimi. Ci basta avere le tecnologie, cioè, sappiamo fare tutti, di prendere le foto, no? O quasi tutti. È molto semplice, è una cosa tecnica. Usare quelle immagini, 2.2, usare quelle immagini per creare uno slideshow o un video con sottofondo musicale, utilizzando Movie Maker, per esempio, anche questa è una cosa che moltissimi sanno fare. Qui si tratta solo di sapere utilizzare degli strumenti, dei tool. E ancora qui non si tratta di fare chissà che. 3, incorporare quel video nel TwinSpace. Anche questo, ecco, ripeto, cioè ricordo che TwinSpace è il cuore di ogni progetto eTwinning. È il luogo del progetto nel quale tutti i docenti e gli studenti possono condividere la documentazione delle attività svolte in classe, quindi foto di disegni, foto di lavori, audio, per esempio, podcast, qualunque cosa può essere condivisa nel cuore del progetto eTwinning, che è il TwinSpace, ed è riservato ai docenti, è il luogo sicuro, diciamo, il TwinSpace è il luogo praticamente protetto, nel quale soltanto gli insegnanti possono decidere cosa condividere e cosa no. Quindi alla fine si ha il prodotto finale, che è un prodotto collaborativo. Perché collaborativo? Perché è stato comunque frutto di un lavoro di più persone. La collega che mi ha inviato via email e che ha fatto le foto, la collega ha lavorato in questo senso. Io, come insegnante che aveva più insegnante, tra virgolette, più tecnologico, ho fatto e più fortunato dal punto di vista anche dei dispositivi. Avevo la connessione ad internet, ho messo insieme magari lo slideshow e magari l'ho messo online. E perché originale? Originale perché non ho utilizzato uno di quegli strumenti che si trovano, magari, per carità, si possono usare anche quelli. Ma non ho utilizzato uno di quegli strumentini che ti fanno, diciamo, lo slideshow automatico, ma l'abbiamo fatto proprio insieme ad altre colleghe questo lavoro. E questo quindi ha un valore aggiunto, perché non è un lavoro che ti fa la tecnologia per te, ma è un lavoro che praticamente è un prodotto che viene realizzato attraverso la valorizzazione delle competenze di tutti e attraverso lo scambio di queste competenze. Poi, oltre a tutto questo, abbiamo avuto anche la risoluzione di quel problema. Quindi abbiamo avuto l'inclusione, perché la scuola non è stata né cacciata via né esclusa dal progetto per questo. Ecco, la collaborazione è come un bypass. In che senso? Consente di bypassare un alto livello di collaborazione tra alunni, tra docenti e tra alunni e docenti. Ecco, qui apro una piccola parentesi. Tra alunni e docenti io intendo anche praticamente l'ascolto che noi docenti abbiamo nei confronti degli alunni, è molto importante. Cioè, il prendere al volo le intuizioni degli alunni è stato fondamentale nel progetto, per esempio, non solo per la mia scuola, ma anche per le altre scuole, che poi mi hanno raccontato che avevano la stessa modalità, la stessa metodologia. Cioè, ascoltare gli alunni e cogliere qualunque fosse la proposta degli alunni, anche quelle proposte che apparentemente potevano sembrare fuori tema,
Ecco, se poi ci si pensava bene, non erano fuori tema le loro proposte, ma era la nostra mente di docente che era un pochino limitata e non riusciva a cogliere invece la profondità di quelle delle proposte degli alunni. Molto spesso è capitato questo. Allora io ho dovuto fare un po' di violenza su me stesso, spesso per evitare di dire all'alunno: no, guarda, questo non è pertinente, ma magari ho preso il lavoro del ragazzo o della ragazza, l'ho messo da parte e poi ho scoperto che era veramente altro che pertinente. Era uno spunto per un itinerario che avrebbe arricchito, come poi ha fatto, il progetto stesso. Poi, quindi, oltre all'alto livello di collaborazione, una chiara divisione dei compiti all'interno del team docente internazionale. Questo è molto importante perché se io so fare una cosa, ho delle competenze, bisogna che queste competenze anche i colleghi e le colleghe le conoscano. Se ogni docente ha le proprie competenze all'interno di un team e tutte queste competenze devono essere valorizzate e devono trasformarsi in compiti reali, compiti pratici. Faccio un piccolo esempio per farmi capire. Se io so fare bene le fotografie, ma non ho internet, io faccio le foto magari, per esempio, so fare gli screenshot, faccio gli screenshot, faccio quello che so fare, come lo so fare e con gli strumenti che ho a disposizione per farlo. Una forte motivazione, ecco, questa non nasce dal nulla. Purtroppo la forte motivazione e il crescente entusiasmo non nasce dal nulla, nel senso che non è che tu vai al supermercato e dici: ah, mi dia un po' di motivazione e un po' di entusiasmo. Cioè, prima di fare un progetto di twinning, tu devi lavorare molto con i ragazzi in classe e devi far sì che dai ragazzi nascano le idee e tu devi cogliere al volo quelle idee per far sì che il progetto diventi il progetto dei ragazzi o dei bambini, deve diventare il progetto dei bambini. Ecco, tutto ciò re rende possibile anche ciò che sulla carta può apparire irrealizzabile, perché molto spesso i bambini hanno delle soluzioni che ti danno, che noi adulti molto spesso magari non riusciamo a vedere. E collaborazione come ponte, quindi, in grado di bypassare numerosi ostacoli, sia quelle che diceva molto bene la collega Laura, che riguardano in particolar modo le piccole scuole. Questo isolamento, questo senso di isolamento che molte scuole possono avere per il basso numero di alunni, anche magari o per la distanza da centri importanti, da centri urbani importanti. E questi ostacoli si possono presentare nelle varie fasi di un progetto e quello che può apparire scontato per un docente che non appartiene a queste realtà, perché magari ha una scuola dotata di qualunque comodità, di qualunque tecnologia. E magari non sempre diciamo anche è possibile diciamo bypassare questo se noi non creiamo proprio una stretta collaborazione. Ecco, lo scambio di competenze è una di queste chiavi di svolta, diciamo, per bypassare quegli ostacoli di cui parlavamo prima. Ecco, scambiare competenze, come dicevamo prima, è stato promosso anche in occasione di attività iniziali svolti dagli alunni, per poi allargarsi fino a coinvolgere gli stessi docenti coinvolti nel progetto. Ecco, questo è importante. Lo scambio di competenze deve avvenire in classe, nel momento in cui si fa educazione alle unicità e alle diversità, cioè tutti siamo bravi a fare qualcosa. Nessun alunno, anche l'alunno che magari lui stesso ti dice: ma io non so fare nulla, come posso partecipare? No, no, anche tu saprai fare qualcosa. Infatti, a noi docenti spetta, diciamo, il compito di scavare, no? E di trovare in cosa sa fare un alunno. E se troviamo anche una piccolissima cosa che sa fare bene, facciamogli fare quella cosa nel progetto e facciamola fare per tutto il progetto. Ecco un altro esempio pratico di come tale scambio di competenze può essere stimolato e promosso all'interno della classe e del T-Space. Caso numero due. Ora ho portato quest'altro caso e poi siamo quasi alla fine, quindi non mi dilungherò troppo perché sennò diventa un po' troppo lungo poi il discorso, ma cercherò di non annoiarvi dicendovi che in un caso numero due. Poi posso vedere la slide precedente perché scusate. Ecco, no, sì, è una ripetizione di quello, grazie. Praticamente le competenze non hanno, praticamente alcuni docenti non hanno le competenze specifiche o le abilità che sono ritenute necessarie per poter rielaborare le immagini, i video, i suoni della documentazione delle attività, ma hanno a disposizione solo la piccola videocamera di un cellulare di vecchia generazione. È un po' simile al caso precedente. Però in questo caso devono percorrere ogni volta tra 35 e 70 km questi docenti per poter raggiungere l'unico caffè internet dove poter inviare via email al coordinatore del progetto le foto e i video realizzati in classe.
Ecco, quando mi dissero questa cosa io rimasi un po' male. Dice, cioè, attribuì a quelle foto, a quelle 5-6 foto che mi venivano mandate, attribuì un valore speciale, perché avevano un valore speciale. Erano quattro foto, noi 5 foto potremmo sorridere perché con i nostri dispositivi connessi a internet noi possiamo farne anche e metterne in rete, ne possiamo fare anche centinaia senza problemi. Ecco, loro mandavano quelle 4-5 foto. E veniva quasi da piangere a pensare che avevano fatto veramente un sacrificio enorme per poterle inviare. Ecco, come abbiamo detto prima, la valorizzazione delle competenze di ciascuno è stato importante, come abbiamo già detto prima, all'interno di ogni fase del progetto. Ecco, attraverso una viva collaborazione fatta di aiuto reciproco, di compensazione là dove vi era bisogno di creare ponti, di assistenza tecnica, là dove non vi era la possibilità pratica di rielaborare le immagini. Per esempio, per creare una presentazione online, come dicevo prima, per noi è semplice se possediamo un dispositivo idoneo e una connessione ad internet, però io che davo per scontato questo, poi mi sono ritrovato di fronte a, diciamo, a colleghe che me lo hanno spiegato poi e mi hanno detto: guarda, che non è che noi non vogliamo lavorare nel progetto perché, no, perché siamo pigre o perché non abbiamo tempo. No, no, non abbiamo le competenze proprio tecnologiche per farlo. L'unica cosa che possiamo fare è mandarti, mi hanno detto, queste immagini se per te va bene, perché questo è l'unico modo per restare all'interno del progetto. E io dissi, risposi, sì, va bene, facciamo così e vediamo come va a finire. Ecco, questa è creatività utilizzata come problem solving, cioè è cercare nuove soluzioni creative per cercare di risolvere problemi pratici. Soluzioni semplici e creative, infatti, sono state ideate da alunni, spesso da alunni e da docenti, per superare vari ostacoli, anche quelli ritenuti insormontabili, come quello che abbiamo visto prima. Ci sono tanti esempi pratici che potremmo vedere anche brevemente per vedere come tali ostacoli sono stati superati. Ecco, alcuni di questi semplici lavori collaborativi sono stati realizzati offline con l'invio di via email di diversi materiali che poi sono stati inseriti uno nell'altro con altre tecnologie. Quindi, come vedete, questo è stato praticamente questo lavoro fatto da una scuola, è stato fatto partecipanti a My Alien Friend, è stato realizzato offline attraverso la collaborazione e quindi attraverso un uso collaborativo dei vari tool tecnologici. Un altro lavoro collaborativo per la realizzazione di un collage di foto è stato anche questo, quello che vedremo, è stato creato attraverso proprio l'aiuto reciproco tra diversi partner. Semplici foto che possono sembrare praticamente, può sembrare, in effetti è un lavoro molto semplice, però tutte queste foto, la foto che si vede a sinistra è la foto praticamente di un gruppo di un liceo, di una classe di liceo che aveva praticamente mandato soltanto questa foto. Ecco, abbiamo creato insieme soltanto questa foto e poche altre. Abbiamo realizzato praticamente un lavoro collaborativo e diversi lavori collaborativi, tra i quali alcuni video. Quindi un collage di foto di disegni, poi questi collage sono anche questo è un altro collage di screenshot, quindi praticamente qui è stato un lavoro collaborativo perché praticamente sono stati fatti gli screenshot da un diverso dispositivo in un altro paese. Inizialmente sono state inviate delle foto realizzate in classe da una piccola scuola. Poi questa era una scuola che possedeva soltanto un computer fisso di vecchia generazione, non connesso ad internet, e sono riusciti a fare questi bellissimi lavori. Poi praticamente inviando sempre praticamente le foto via email, attraverso un altro praticamente dispositivo è stato realizzato poi attraverso la connessione in rete un collage di screenshot. Ecco, questo è già un lavoro un pochino più rielaborato perché è stato fatto attraverso lo screenshot di blog. Quindi praticamente questa è una maestra polacca, un'insegnante polacca, aveva creato un blog e questo è stato fatto invece, questo screenshot, da un'altra maestra che non era tanto tecnologica inizialmente, ma che poi era riuscita ad imparare a fare gli screenshot e aveva poi condiviso questa immagine. Quindi è stato un lavoro anche questo collaborativo. È stato molto bello questo. Questo è stato un collage di foto creato sempre da questa scuola della polacca.
mentre si vedono i ragazzi che lavoravano. Ecco, poi è stato realizzato sempre in modo collaborativo un video utilizzando tutta la documentazione didattica ed educativa prodotta dalle altre scuole partner, eseguita e condiviso da docenti e studenti in possesso di queste specifiche competenze. Allora, io non posso mostrare questo video in quanto non soltanto per i tempi che sono praticamente quasi esauriti, ma a causa della variazione dell'introduzione della legge sulla privacy. Allora, questo video conteneva le immagini non censurate di bambini e di ragazzi. E di ragazze. Poi ho dovuto come possiamo dire, ho dovuto oscurare il sito, e non il sito, scusate, ho dovuto togliere il video dopo 2016, dopo questa legge, perché come sapete questo era un progetto del 2015, dal 2013 al 2015. I tool utilizzati comunque per realizzare questo video collaborativo sono stati i seguenti. Molto molto semplici, strumenti molto molto semplici che tutti possiedono e che alcuni non conoscono, perché magari sono talmente semplici che uno magari a volte non ci pensa, no? I tool utilizzati sono il Windows Movie Maker per l'editing offline e per inserire in un unico filmato i file audio e i file video provenienti dalle diverse scuole partecipanti. Quindi le varie scuole partecipanti inviavano al coordinatore del progetto i vari file audio, i filmati, oppure li condividevano se potevano anche su un drive, che magari poteva essere più facile per qualcuno. Inizialmente però mandavano soltanto via email, usavano solo le Jumbo Mail, per esempio, o le mail particolari che contenevano delle cartelle compresse. Le scuole partecipanti poi inviavano quindi questi materiali. Posso rivedere quella di prima, scusa un secondo, grazie. Utilizzando un caffè internet, come abbiamo detto, spesso, praticamente spesso distante molti chilometri, Audacity per l'editing dei file audio, e i convertitori audio in rete per rendere conto, e convertitori video sempre offline o online, open source naturalmente. Grazie. Riccardo, scusami, io ti volevo ricordare un pochino i tempi perché sono già le 18:20 più o meno. Questo Grazie, ho già quasi no. finito, solo Grazie. 2 minuti e basta. Grazie. Poi possiamo vedere, questo è un altro esempio, possiamo andare avanti. Ecco. L'esempio di una scuola rurale in Georgia, questo è molto importante, ci tenevo a dirlo, anche perché l'ho visitata poi personalmente, questo villaggio e questa scuola di questo villaggio. Era una scuola partner del progetto My Alien Friend, e in questa scuola c'era la totale assenza di aule di informatica, di connessione ad internet e di dispositivi tecnologici. Limitate competenze tecnologiche da parte di insegnanti e studenti che non avevano ovviamente avuto formazione tecnologica. Ho aggiunto l'assenza di acqua potabile perché mi è rimasta impressa questa cosa. Mi è rimasto impresso che, dovendo andare in bagno, ho visto che la custode è andata di corsa a portarmi due bottiglie di acqua che aveva preso. Dice: ne abbiamo solo tre, mi aveva detto in inglese, e non possiamo, non devono bastare per tutta la scuola. Ah, dico, 3 bottiglie di plastica da 1,5 litro dovevano bastare per tutta la scuola, praticamente per i servizi igienici di questa piccola scuola. E doveva andare a prenderla a vari chilometri. Ecco, questo l'abbiamo visto. Allora, possiamo vedere che possiamo anche valorizzare, attraverso la valorizzazione e lo scambio di competenze, possiamo bypassare l'ostacolo. E attraverso queste semplici soluzioni che abbiamo adottato e molte altre che potremmo ancora adottare, possiamo sia venire incontro alle piccole scuole, sia allo stesso tempo possiamo creare motivazione ed entusiasmo in tutti i partecipanti, tutti gli attori delle attività didattico-educative, a partire diciamo, dagli alunni, ma anche anche coinvolgendo anche gli insegnanti e non solo. Possiamo andare avanti. Il risultato finale sarà, all'interno dell'inclusione, sarà quello di valorizzare le piccole scuole, ma come abbiamo detto, anche attraverso le competenze, attraverso la valorizzazione delle competenze di ciascuno, e quindi attraverso lo scambio di competenze, possiamo fare una didattica collaborativa. Si fa quello che si può con quello che si ha, è molto importante, cioè non dobbiamo inventarci nulla, dobbiamo usare solo quello che possiamo usare e che abbiamo. E tutto ciò può incrementare motivazione ed entusiasmo. Penso che siamo quasi arrivati alla fine. Quindi l'unica possibilità per l'inclusione è quello di accettare la sfida, qualunque sfida,
quando parliamo di inclusione praticamente a livello di progetto. L'alternativa sarebbe di escludere quella piccola scuola dal progetto e non è fattibile questo assolutamente in termini di inclusione. In classe invece, e vediamo le ultime slide, all'interno della classe, inclusione significa valorizzare le naturali capacità di ciascun alunno, valorizzare le unicità di ciascuno come arricchimento per tutti e quindi sottolineare ciò che ogni alunno sa fare in modo da valorizzarne gli aspetti positivi. Questa è l'unica possibilità, altrimenti l'alternativa sarebbe quello di escludere uno o più alunni dal progetto e neanche questo è fattibile. Andiamo avanti. Ecco, sulla base, è l'ultima slide, sulla base delle esperienze personali realizzate come docente attraverso la collaborazione in progetti twinning, mi sento di affermare che ogni sfida possa diventare il pretesto e l'opportunità per migliorare noi stessi e le nostre scuole, sia accettata da tutti i partner in un'ottica di collaborazione altruistica finalizzata ad un obiettivo comune. Scusatemi se mi sono dilungato troppo, grazie a tutti per l'attenzione. E scusami Laura se ho perso un po' di tempo. Troppo tempo per Nessun problema, Riccardo, è da stato Maria Elena interessante anche. Maria Elena, ascoltare. scusami, devi, so Sì, che devi assolutamente. fare Io un progetto ora. rinnovo a tutti l'invito a lasciare delle domande sul foglio delle domande che vi ho messo in chat e dare la parola a Laura. O Laura, sei tu adesso. Allora, vi racconto velocemente, se puoi togliere Simona il vostro screen. Ok, grazie. Allora, velocemente vi racconto una realtà, la realtà delle piccole scuole della provincia di Grosseto. Come vedete, sono distribuite in un territorio molto ampio, la densità della popolazione nella provincia di Grosseto è molto, molto bassa, quindi queste piccole scuole sono davvero tanto piccole. Abbiamo ad esempio la piccola scuola di Buriano dove c'è una monosezione con una manciata di bambini, saranno, mi sembra l'anno scorso erano 12, quest'anno più o meno i numeri sono quelli, una pluriclasse dalla prima alla quinta di 14 bambini e così anche le altre realtà che vedete rappresentate su questa cartina. Perché è nata questa rete? La rete è nata dalla volontà dei dirigenti scolastici delle scuole, degli istituti comprensivi della provincia di Grosseto. Questi dirigenti hanno sentito l'esigenza di mettersi in rete. Perché? Una delle motivazioni è stata combattere lo spopolamento delle scuole in queste piccole realtà territoriali, ma anche offrire ai docenti l'opportunità di un confronto con l'altro, perché tanti docenti, mi ricordo le prime riunioni durante le quali ci si confrontava, no? Sulle proprie realtà, molti docenti lamentavano l'isolamento e l'impossibilità di avere un feedback sul proprio lavoro e quindi di potersi confrontare con colleghi per vedere se la propria didattica era sempre attuale, piuttosto che avere input per realizzare attività nuove, quindi innovazione, crescita professionale, bisogno di condivisione. Ecco, allora, da questi bisogni, dall'interpretazione di questi bisogni, è nata la volontà di creare questa rete, che è fiorita, vi posso garantire, nell'arco di 5 anni. La rete nasce nel 2019, tra l'altro, in un periodo storico caratterizzato da un isolamento ancora più forzato, che per ritornare all'elemento che anche Riccardo ha valorizzato prima, quindi il dare valore. Creare valore dalle avversità, no? Dalle risorse, creare risorse, creare valore laddove ci sono dei vincoli. Ecco, le piccole scuole hanno reagito in modo fantastico, direi anche meglio di altre scuole, perché loro erano già abituate a vivere un isolamento e questo ha fatto sì che fossero pronte a rispondere in modo forse più immediato alle sfide della didattica a distanza, così come a quel senso di isolamento che magari tanti altri insegnanti hanno vissuto e non erano abituati. Quindi si è creato un dialogo tra i docenti inizialmente che ha permesso la condivisione di obiettivi comuni, di interessi e questo ha portato alla programmazione. Ecco, diciamo che l'elemento forte di questa rete è la condivisione e la programmazione condivisa tra i docenti di realtà diverse, perché abbiamo docenti della piccola scuola dell'Isola del Giglio, così come docenti di Castellazzara, di Castel del Piano, quindi realtà anche geograficamente e demograficamente molto diverse, anche dal punto di vista delle attività commerciali che ci sono. Quindi
Ecco, un confronto, quindi la possibilità di aprire la mente, di confrontarsi e di anche autoformarsi, perché in una rete si mettono in condivisione le esperienze ma anche le professionalità. Quindi abbiamo avuto dei docenti che hanno fatto formazione agli altri docenti della rete sul curriculum, altri docenti che hanno fatto quella formazione sul service learning, portando delle esperienze, portando documentazione, docenti che hanno fatto perché hanno frequentato corsi di outdoor education all'estero, che hanno visto e praticato esperienze in paesi in particolare del nord Europa, hanno riportato le loro esperienze, le hanno condivise, le hanno coltivate insieme ai docenti della rete e così anche la formazione Twinning. Questa è una linea del tempo dove vediamo l'evoluzione di questa rete, alla quale partecipavano inizialmente solo scuole dell'infanzia e primaria, poi si sono unite le scuole secondarie di primo grado, che nel terzo anno della rete hanno realizzato una bellissima collaborazione tra sé, erano quattro scuole secondarie di primo grado, con l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, quindi realizzando il piano triennale delle arti, un progetto che, quello che dicevo prima, che ha portato alla rivalorizzazione di alcuni ambienti scolastici. Nel 2022-23 abbiamo iniziato a fare una formazione appunto sui twinning e nel 2023-24 abbiamo avuto l'ambizione di lanciare un progetto, cioè di aprire le nostre finestre altrove. Inizialmente pensavamo di aprirci a nuove regioni italiane, e in realtà poi dall'incontro con Maria Elena Picone, che è l'ambasciatrice di Bolzano 6, del comprensivo Bolzano 6, da un dialogo con lei è appunto nato. Grazie alla piattaforma Twinning, è nata l'idea di aprire un gemellaggio anche all'esterno, quindi anche all'Europa. Erasmus Plus con un punto interrogativo, perché no? Da questa esperienza ci auguriamo che nascano delle collaborazioni, delle relazioni tra docenti nostri e docenti di scuole di altri paesi, che ora vi racconterò quali sono, per realizzare magari in un prossimo futuro anche progetti di gemellaggio in presenza, quindi utilizzando i finanziamenti del programma Erasmus Plus. Inizialmente abbiamo creato un gruppo di cui parlava anche prima Riccardo, no? Sui twinning è possibile creare dei gruppi di interesse. Quindi da questo gruppo, in questo gruppo sulla piattaforma abbiamo raccolto dei contenuti, delle esperienze, e poi da qui è nato da questo dialogo è nata la voglia di creare un progetto insieme. Ecco che abbiamo immaginato di partire da un testo, da uno stimolo letterario come Pinocchio, che è un libro conosciuto anche all'estero, per creare un percorso didattico verticale e orizzontale con le piccole scuole nostre, quindi provincia di Grosseto, Val Badia, Alto Adige e alcune scuole europee. Eccolo qua, eccole qua. Queste sono le scuole. Vedete, andiamo dal Portogallo alla Grecia. Ci sono scuole della Germania, dell'Austria, scuole della Polonia. Maria Elena, che cosa sto dimenticando? Mi sembra che ci siamo. Ecco, Alto Adige ci sono tante piccole scuole montane. E questa è la schermata che potreste vedere se andando a curiosare sulla piattaforma Twinning. Il progetto è molto semplice, si struttura in alcuni punti fermi. A partire da una conoscenza, vedete nel punto 2, questi siamo noi. Abbiamo puntato a conoscerci prima di tutto. Abbiamo stabilito che nei primi mesi dell'anno l'interesse comune era entrare in contatto, permettere ai nostri bambini di guardarsi, di conoscersi, di capire chi siamo e chi sono gli altri. E allora, attraverso un Padlet condiviso, gli insegnanti hanno scritto qualcosa di sé per presentarsi agli altri. Interrompetemi, se sto andando lunga. Punto 2, abbiamo condiviso i nostri calendari scolastici, perché ecco, i twinning permette anche di condividere documenti per una programmazione efficace. Quindi, se io so cosa stanno facendo le altre scuole, quali sono i momenti di sospensione dell'attività didattica, posso anche programmare gli incontri online, così come le attività in contemporanea. Punto 2, punto 3. Picture from my window. Allora, abbiamo pensato di fare delle fotografie dalla finestra della nostra classe per poi chiedere ai bambini di espandere queste foto. Questo ha permesso ai bambini di immaginare come sono fatte le scuole degli altri paesi o delle altre regioni italiane. Quindi
guardando una finestra, prendendo questa immagine, posizionandola al centro di un foglio A3, i bambini hanno disegnato il contorno, quindi provando ad immaginare cosa c'è oltre. Successivamente, i bambini della scuola gemella, quindi della scuola che aveva scattato quella foto, hanno mostrato che cosa c'è intorno realmente. Quindi si è creato questa sorta di indovinello, no? Indovina che cosa c'è, e successivamente questa rivelazione che ha creato nei nostri bambini, nei nostri ragazzi, delle aspettative e poi delle conferme. Un altro elemento interessante del progetto è calendario dell'avvento. Abbiamo chiesto a tutti i docenti vedete, questo è un Padlet dove ogni colonna c'è il nome del paese, e qui ce ne sono altre, non si vedono tutte. E ogni insegnante ha caricato su questo Padlet delle attività da inserire all'interno del calendario dell'avvento, attività finalizzate a dare degli indizi, a far scoprire qualcosa della propria scuola o del proprio territorio, in modo tale che il docente giorno per giorno possa aprire una casellina del calendario e scoprire qualcosa di una scuola che fa parte del progetto. Ecco qui il calendario dell'avvento. Qui non è interattivo, ma immaginatevi che cliccando sul giorno 11 si aprono delle attività che io con i miei bambini posso fare, indovinelli piuttosto che costruzione di puzzle, eccetera. Un altro punto interessante è la condivisione dei propri angoli e twinning, quindi i bambini hanno allestito i loro angoli, quindi anche qui si crea questo senso di appartenenza a una comunità più grande e la voglia di mostrare all'altro che cosa sto realizzando con qualcosa di noi, di tutti noi, perché vedete, in questi angoli ci sono delle cartoline, i bambini e i ragazzi, perché questo progetto coinvolge scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie, che fanno delle attività in parallelo. Ora poi magari Maria Elena vi dà delle indicazioni più dettagliate. I bambini e i ragazzi si sono scambiati delle cartoline sia virtuali che cartoline fisiche. Con i più piccoli abbiamo scelto la modalità diretta in modo da permettere loro di toccare con mano, di annusare, ecco, questa cartolina, questa immagine che viene da altrove, no? Viene da lontano, dai miei amici che vivono in Austria piuttosto che in Polonia. E quindi creare questo senso di appartenenza e di condivisione di qualcosa di grande. E un altro punto importante del nostro Twin Space è il punto 3, la storia di Pinocchio. Abbiamo scelto un testo, ma nulla vieta che ogni docente possa utilizzare un'edizione libera, insomma l'edizione che vuole. Comunque abbiamo raggruppato gli argomenti del progetto in questi 7 punti, quindi un pezzo di legno, un bambino vero, il gatto e la volpe, eccetera. Perché all'interno di questi spazi poi abbiamo creato dei Wakelet, i docenti inseriscono le attività svolte relative a quel capitolo. Per attività svolte, questo ve lo dirà meglio Maria Elena, vi lascio la sorpresa, non vi anticipo niente. Comunque, queste attività sono fatte in collaborazione tra scuole, dove una scuola fa un'attività e la scuola gemella o le scuole gemelle la completano. Maria Elena, lascio a te successivamente. Dico solo 2 parole sulle scuole secondarie. Ecco, allora, attività fatte in collaborazione da scuole dell'infanzia tra sé, scuole primarie tra sé, eventualmente anche con delle attività in verticale per ordini di scuola. Le scuole secondarie hanno sentito l'esigenza invece di differenziare una parte del progetto. Hanno deciso di realizzare 2 attività. Una di teatro e una diciamo digitale. Quindi l'attività di teatro consiste nella lettura del testo, nell'analisi del testo e nella stesura poi di una scrittura creativa. I temi fondamentali di questa attività sono che verranno affrontati, che già si stanno iniziando ad affrontare, sono il paese dei balocchi, quindi tematiche legate al bullismo, la consapevolezza e il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e la legalità. Sono tutti temi che possono essere sviluppati dai docenti nelle ore di educazione civica. Quindi i docenti delle piccole scuole secondarie di primo grado hanno creato un team all'interno delle loro scuole per la realizzazione di queste attività in modo tale da poter collaborare insieme, quindi sviluppare un'attività cross-curricolare. L'attività invece Super Pino Bros consiste nella creazione di un videogioco, quindi un unico prodotto costruito da tutte quante le scuole secondarie,
dove gli sfondi vengono realizzati utilizzando i disegni fatti dai bambini della scuola primaria piuttosto che dell'infanzia. Vengono creati personaggi, vengono animati e questo videogioco ha dei livelli per cui gli studenti si devono ingegnare, gli studenti delle varie scuole si devono ingegnare a creare delle attività che siano comprensibili e fruibili anche dai bambini più piccoli, perché poi sì, sono attività realizzate da ragazzi delle secondarie di primo grado, ma poi dovranno giocarci anche i loro compagni, i loro amici e amici delle scuole primarie e perché no, delle scuole dell'infanzia. Questo è un Padlet che hanno creato loro, i docenti delle secondarie, per organizzare il loro lavoro. Quindi vedete che mole di lavoro, di programmazione che è stato messo in piedi. E qui, guardate, io e Maria Elena non abbiamo fatto altro che lanciare degli stimoli. I docenti tra loro si sono organizzati e giorno per giorno abbiamo visto fiorire una programmazione che è il frutto dell'ingegno, dell'inventiva, della creatività, della competenza e delle varie professionalità che fanno parte che appartengono ai docenti che fanno parte di questa rete. Quindi questo videogame conterrà contenuti legati alla storia di Pinocchio, ma a partire da uno studio, da un'analisi dei territori delle piccole scuole, quindi tutte le scuole si dovranno impegnare nella conoscenza di cosa c'è altrove e nella valorizzazione di quello che c'è nel proprio territorio, per creare degli sfondi sui quali poi costruire il gioco con i personaggi di Pinocchio, quindi analisi del testo, ma anche analisi del territorio, eccetera. Ok, mi fermerei qui e chiederei a Maria Elena invece di, poi ci sarà spazio alle domande, perciò se sono stata troppo sintetica, chiedete pure. Invito Maria Elena, chiudo la condivisione, a raccontarmi qualcosa, di chi lavora sul campo. Prego, Maria Elena. Bene, mi sentite, spero? Sì, ti Sì? sentiamo. Perfetto. Allora, sono le 18:40, cercherò di essere più sintetica e spero incuriosirvi. Allora, non condivido subito, volevo raccontare utilizzando suoni e altri effetti speciali. Raccontare uno dei prodotti che ha ispirato la creazione di questo progetto, che è il Kamishibai. Spero che vi sia arrivato questo suono. Si possono usare piccoli strumenti dello strumentario ORF, oppure diciamo altre cose che attirano l'attenzione e creano una certa suspense. Allora, vi condivido adesso la presentazione che trovate. Anche, dunque, se la posso mettere in chat, se vediamo se funziona. Allora, la presentazione ce l'ho su MoocApp, potete partecipare inserendo questo codice che adesso vi copio e vi metto nella chat. L'avevo pensata un po' interattiva, ma per motivi di tempo credo che dovremmo saltare i questionari. Comunque li avete, potete comunque utilizzarli eventualmente in un secondo momento. Mi farebbe piacere anche sentire da parte vostra cosa ne pensate. Allora, il prodotto che mi ha ispirato è stato appunto il Kamishibai per questo progetto. Qui mi aggancio di nuovo alle cartoline, ma anche a un oggetto magico portato dai bambini, che mi hanno portato tra il resto anche altre cose, mi hanno portato i loro libri preferiti. Perché io ho mostrato alcuni libri di Pinocchio e è stata proprio una contaminazione anche di entusiasmo, collegandomi a quanto è stato detto prima dal collega Riccardo. È proprio vero che l'entusiasmo genera l'attenzione e viceversa.
chiaramente i primi contaminatori di entusiasmo sono gli insegnanti. Per questo è molto importante poter trovare un'idea che ci entusiasma, un'idea attorno alla quale possiamo costruire ed esprimere anche le nostre competenze o la nostra creatività. Allora, quindi ho pensato da dove nascono, come e dove nascono le idee. Questo sarebbe stato un momento per scambiarsi informazioni, ma lo salto perché siamo in chiusura. Allora, l'idea del Kamishibai a me è venuta, la coltivavo già da tempo. Il Kamishibai non è altro che un teatrino che vedete qui in questa immagine storica, un teatrino di legno, Kami vuol dire proprio carta e Shibai teatro. Ed è un po' l'idea che abbiamo anche noi, forse con qualche ricordo di questi teatri itineranti con le marionette piuttosto che i puppi in Sicilia. È un tipo di aggregazione che ha avuto il suo apice appunto in Giappone nel Novecento e poi è andato decadendo man mano che si sviluppava la televisione e con i media, diciamo, i mezzi di comunicazione di massa. Ho incontrato un teatro di carta sulle ali del Twin Space perché alcune caratteristiche del Kamishibai, alcuni punti di forza, qui lo vedete rappresentato appunto con del compensato di legno, sono assolutamente spendibili anche in un contesto ibrido, in un contesto dove siamo forse anche tutti più o meno diversamente isolati, non solo perché siamo piccole scuole, anche grandi scuole numericamente possono soffrire di un certo isolamento. Isolamento per me non è il fatto di essere piccoli in una zona rurale, è il fatto di essere poco aperti, poco connessi e di essere, come posso dire, fini a se stessi, ecco, di non avere una finestra aperta, uno sguardo aperto sul mondo, che poi può avvenire anche attraverso la rete, la connessione, ma anche l'uso, di varie fonti, diciamo, di informazione. Allora, i punti di forza, secondo me, spendibili anche in un contesto digitale. Sono il Kamishibai, è un teatro che è molto semplice, può anche essere costruito, e in fondo alla presentazione vi ho messo anche un link con materiale di riciclo. È molto semplice, si tratta di far scivolare delle schede della grandezza a tre, delle schede illustrate con sul retro un testo, una parte di storia. È versatile perché la storia può essere composta da una dozzina di schede, ma può essere anche meno o di più, quindi è molto semplice e integra, come avete visto prima, strumenti, musiche, suoni, ma soprattutto la voce, il corpo, perché comunque ci si nasconde un po' dietro il Kamishibai, ma si può anche utilizzare il linguaggio del corpo, le espressioni del viso. Che vengono anzi polarizzate appunto da queste immagini centrali. Creatività perché ognuno può raccontare la storia, l'ho provato sulla mia pelle, la stessa storia raccontata più e più volte da più persone ha sempre un effetto particolare e unico. Inclusione perché tutti possono intervenire nel racconto o nella co-costruzione del racconto, sia il pubblico, sia chi interviene con la musica, sia chi interviene con delle domande, con dei suoni, e perché partecipa. Ogni racconto è un evento, un po' come quando si va a teatro. Ci possono essere delle repliche, però ogni spettacolo è un unicum che è composto dagli attori, dalla scenografia, dalla sceneggiatura, che può essere la stessa, ma anche dalla partecipazione e da quel clima magico che si instaura proprio fra chi racconta e chi ascolta e vive l'esperienza. Ecco, quindi il corpo qui diventa protagonista, il corpo, lo sguardo, le mani, il tono della voce. E quest'evento, questa situazione particolare,
ho avuto un po' forse l'ambizione di volerla ricreare anche a distanza. Ecco, qui ho scelto, vorrei comunque provare, se avete appunto, se vi siete collegati al codice, provare a lanciarvi questa domanda. Non so quanti di voi insegnano nella scuola dell'infanzia, quanti alla primaria e quanti in altri ordini e grado, però vedete qui siamo in situazione proprio di nido addirittura e quindi con immagini molto semplici si può sostenere la comprensione e la partecipazione. La riflessione che avevo pensato di condividere con voi è data da un'analisi SWOT. Quali sono le opportunità e i rischi, quali possono essere i punti di debolezza, quali possono essere i punti di forza legati all'uso di questo strumento per questa fascia d'età. Maria Elena, Sicuramente, scusami, prego. non vediamo. Non Non so vedete? se stai, non so se stai proiettando, ma non vediamo. Vediamo solo il tuo video. Ah no, sto in realtà condividendo, vediamo. Allora, al link in chat potete aprire direttamente la presentazione. Dunque, io sto mostrando video comunque la mia presentazione. Non so se devo avere lo screen per condividere. Allora, grazie. Allora, adesso dunque. Adesso vedete? Sì, adesso Adesso. sì. Sì. Ok. Allora, torno un attimo indietro, scusate. Ok. Ok, quindi qui l'artefatto che hanno portato i bambini, mi hanno portato diverse cose ispirate, questa è una foto storica, appunto Kamishibai come aggregatore sociale. I punti di forza di questo strumento che vi ho elencato a voce. E qui proprio una bambina che prende il turno, insomma, di raccontare, di essere in regia. E qui una situazione della scuola dell'infanzia. I punti di forza sono sicuramente la creatività, la versatilità, perché il racconto può essere integrato da suoni, dal tono di voce, dall'espressività di chi ascolta, ma anche di chi racconta. E passando invece alla scuola primaria, vedete qui questi sono dei bastoncini dello strumentario Orfo, comunque possono ric essere ricreati, e qui stanno raccontando una scena che hanno anche illustrato relativa a un racconto. Allora, quello che mi piacerebbe raggiungere con il Kamishibai è questo: integrare lo sviluppo di competenze attraverso l'integrazione di corpo di tutte le quattro competenze, quindi l'ascolto, la produzione orale, ma anche la scrittura e anche la lettura, perché comunque abbiamo un testo che viene elaborato a più mani, abbiamo una produzione, un ascolto, perché comunque un evento è un unicum, e abbiamo anche consapevolezza interculturale, perché comunque ci confrontiamo nella creazione di questo Kamishibai su Pinocchio con sfondi, con paesaggi che abbiamo già iniziato a condividere con le cartoline, ma anche con l'attività sulle finestre, che non sono nostri. E abbiamo anche l'occasione per sviluppare un pensiero critico, perché comunque dovremmo risolvere piccoli e grandi problemi insieme.
E abbiamo anche di fatto una situazione che ci porta a lavorare in gruppo per un fine comune, a dover collaborare perché ognuno di noi farà una parte e quindi ha bisogno comunque di interfacciarsi anche con gli altri, come Laura vi ha fatto vedere appunto nel grande lavoro legato sia al musical sia alla creazione del gioco. Ma anche perché vogliamo comunque scrivere e illustrare questa storia utilizzando il Kamishibai. Ecco, che cosa succede? Questo è un video proprio di pochi secondi e qui ho sperimentato, diciamo, sulla mia pelle in un laboratorio con colleghi quante decisioni bisogna prendere e quante, come posso dire, strategie, quanto bisogno ci sia anche di complementarietà, no? Rispetto, io so fare questo, tu sai fare questo, oppure questa cosa non mi viene bene, come posso fare per trovare soluzioni che portino al successo. E devo dire che sia in generale per il Kamishibai, per questa attività, sia in generale per un progetto eTwinning, mi ha ispirato prima quello che diceva Riccardo, che i fattori di successo di eTwinning sono riuscire, e anche Laura, riuscire a cogliere le sfide, perché ci sono sempre dei vincoli dati dall'ambiente, forse anche dal fatto di essere piccoli può essere considerato una sfida. Io ho lavorato in una piccola scuola con un'unica sezione, avevo 8 classi praticamente, dalla prima classe della primaria fino alla terza media. E davo i compiti a famiglia, in pratica tu con tuo fratello e tua sorella fate questo, tu chiedi ed era un vantaggio il fatto di conoscere e sapere che cosa avevano nell'attività extra, diciamo, scolastica da fare. Ad ogni modo, quando si è piccoli può essere anche considerato un limite il fatto di essere in pochi, perché siamo solo noi. Allora, secondo me, il fattore critico di successo di un gemellaggio è un po' simile ad un viaggio venuto bene. Allora, posso aver fatto un viaggio super strutturato con cose interessanti da vedere, però magari è quello che mi porto del cuore, è stato un viaggio molto più semplice, però svolto, che mi ha sorpreso, che mi ha lasciato a bocca aperta più volte, perché ho conosciuto cose, luoghi, perché ho scoperto persone, ho fatto nuove amicizie, quindi mi ha in qualche modo emozionato. Quindi indipendentemente dalla qualità, o come posso dire, sensazionalità dell'artefatto, io credo che un progetto eTwinning come il nostro, come tanti altri, così come un viaggio ben riuscito, sia la somma di tanti ingredienti, sicuramente la creatività, la collaborazione, ma anche un po' lo spirito di avventura, il fatto di cavalcare, vivere le giornate, gli eventi e i mesi, le attività, così come poi si sviluppano. Quindi noi abbiamo dato una linea molto, come posso dire, strutturata all'inizio, però poi in base alle persone che si aggiungevano, alle idee, eccetera, abbiamo anche cercato di coltivare, di integrare tutte le suggestioni, adattando anche il calendario piuttosto che le attività che c'eravamo previste. Ecco, qui in questo piccolo video stiamo creando le schede appunto di questa Kamishibai legato a un racconto e le abbiamo illustrate con diverse tecniche. Vedete il collage, vedete l'acquarello, qui in alto c'è anche un disegno, e poi abbiamo messo insieme questa storia, semplificando il testo da scrivere dietro, e poi integrandolo anche con l'uso della voce, della gestualità e anche di piccoli suoni. Ed è stato molto molto interessante, perché abbiamo capito sulla nostra pelle il potere del silenzio, dell'attesa, delle pause, e
quanto emoziona vivere un evento dal vivo. Ecco, questa cosa, questa emozione la vogliamo ricreare anche a distanza. Ecco, per chi non ha il Camify Bay, ce ne sono in vendita di legno, però si possono anche costruire usando materiale di riciclo. E poi qui a questo link che vi rimetto in chat, se riesco. Eccolo qua. No, no, no. Niente, ve lo devo dare insieme alla presentazione. La possibilità di costruire. Quello che vogliamo fare noi è proprio questo, creare una situazione di apprendimento e insegnamento dove l'ambiente di apprendimento è il Twin Space. All'interno di questo Twin Space abbiamo il Camici Bay, che sarà il contenitore, lo sfondo integratore per il racconto di questa storia ricostruita con oggetti, con scenografie, con paesaggi, con dettagli costruiti da tutti i partecipanti, quindi dalla scuola dell'infanzia alla primaria e alla scuola media. C'è già stato fra di noi uno scambio di competenze. E credo che sia la chiave per arrivare a un gemellaggio di successo. Quindi si raggiunge il successo quando sia gli insegnanti sia gli alunni stanno effettivamente imparando, quindi si mettono in discussione, si mettono in gioco e utilizzano in modo responsabile, ma anche creativo, devo dire, questa libertà che gli viene questo spazio di libertà che gli viene concesso grazie alla piattaforma eTwinning. Mi fermo, avrei tante cose da dirvi, ma preferisco chiudere magari con qualche domanda, se ce n'è, o qualche feedback. Dunque, intanto ringrazio tutti e tre per il contributo. Ci sono alcune domande, ma sono diciamo più tecniche, quindi per ora rispetto alla piattaforma, rispetto all'EuLogin, quindi insomma abbiamo risposto già. Il tempo è quasi finito perché sono le 7 e diciamo lascerei ancora un paio di minuti se ci fossero delle domande, altrimenti vi ricordiamo che naturalmente tutto il gruppo Toscano è a disposizione, il contatto della collega Bolzanina potete trovarlo sicuramente online sul sito erasmusplus.it nella sezione ambasciatori regionali, ma insomma comunque si è resa disponibile a lasciare la presentazione, per cui sarà nostra cura metterla a disposizione di chi la chiederà. E non so se Laura e Riccardo vogliono aggiungere qualcosa in chiusura. Allora, io posso dire che è emozionante lavorare così. Ecco, io Maria Elena l'ho conosciuta durante un corso di formazione per ambasciatori, ma ho trovato una compagna di lavoro con la quale ho condiviso valori, insegnamento, idee, modi di lavorare. Quindi, ecco, vi invito a provare, a lanciarvi in piattaforma, a cercare qualche docente che abbia le caratteristiche che vi possono incuriosire, no? Perché lavorare in questo modo, progettare, collaborare con altri docenti di altre regioni, veramente, come diceva Riccardo prima, aumenta la motivazione, dà quella spinta al volersi rinnovare, quindi l'interesse a crescere anche come docenti e questo necessariamente poi ha una ricaduta sui nostri bambini. E se voi Grazie, voleste, sono positivo. doveste concentrare in un consiglio, il primo passo da fare, proprio da assoluti beginners. E iniziare semplicemente, non procrastinate, iniziate perché non c'è bisogno di saper fare chissà che cosa. Si inizia e come si dice, un passo dopo l'altro. Allora, prima cosa la fate subito, registratevi e poi datevi dei piccoli obiettivi. E allora, io faccio gemellaggi da tantissimi anni, ma sono partita. Questo veramente
Ormai, non so neanche più quanti siamo, no? Quindi è veramente diventata una cosa molto grande, però ho fatto gemellaggi molto semplici, con un'attività, con una, insomma, se li guardo indietro capisco quante esperienze mi sono fatta, anche sbagliando, anche senza avere la consulenza dell'ambasciatore, che una volta non c'era proprio, quindi si andava per tentativi e errori, quindi a volte si prendevano anche delle cantonate perché il partner non ti rispondeva più, o piuttosto avevi mandato cose, non ricevevi niente, e viceversa. Quindi non fatevi scoraggiare dalle difficoltà, scegliete, ecco, la semplicità. Ecco, essere semplice è difficile, però le idee più semplici sono quelle poi che si riescono ad adattare, adottare nel modo più personale possibile. Quindi fate delle cose molto semplici, vi registrate, magari datevi, come posso dire, l'impegno di fare almeno seguire una formazione scelta nell'ambiente e-twinning. Iscrivetevi ad un gruppo, iniziate a pubblicare piccoli post, vedete come funziona la ricerca di contatti e poi seguite nei social i twinning perché ci sono tantissimi gruppi anche su Facebook piuttosto che anche ufficiali e lì si raccolgono tantissimi spunti. Poi vi dico, la piattaforma eTwinning è una piattaforma dove c'è molto traffico, no, di persone, però le persone che si incontrano non sono incontri a caso, non sono delle coincidenze, cioè io e Laura ci siamo conosciute e trovate perché abbiamo fatto una strada che ci ha portato a essere lì in quel momento, no? E abbiamo tantissime cose in comune, ma anche tantissime cose complementari, che è molto difficile trovare ognuno nella propria scuola, nella propria area, no? Quindi questa però è una cosa che mi sento di dire che succede anche quando sei in mobilità, quindi se hai la fortuna di avere un progetto Erasmus, incontri persone che hanno tantissime cose in comune, anche se le conosci magari per 1 o 2 giorni o una settimana. Quindi questo è un grandissimo arricchimento personale, perché poi alla fine diventano amici, ma in prima battuta professionale. E i bambini lo sentono, perché, come posso dirvi? Gli luccicano gli occhi quando arriva qualcosa come se fosse Natale tutti i giorni. E io questa cosa qua, questo senso di flusso, di sentirli proprio tutti in attesa, tutti veramente coinvolti, non fisicamente, ma proprio al 100%, è una cosa che quando provi una volta, insomma, tutto il resto è noia, ecco, quindi si va alla ricerca di questo. Esatto, vorrei ricollegarmi con quanto dicevano le colleghe Maria Elena, Laura e Simona, perché è veramente una parola che mi viene, se dovessi dire con una parola quello che mi viene in mente per rappresentare i twinning, direi la parola magia, perché i bambini vedono questi progetti come qualcosa di veramente di magico, no? Gli brillano gli occhi quando vedono che tu riesci a fare delle cose che loro magari vivevano solo nei loro sogni, questa possibilità di vedere scuole lontane. E poi viene soddisfatta anche la loro curiosità, no? La curiosità dei bambini è veramente, si spinge oltre a quella che è spesso anche l'immaginazione di noi insegnanti, no? E allora molto spesso ti stupiscono gli stessi bambini perché ti lasciano veramente. Ti danno loro stessi l'entusiasmo, ti danno veramente la carica per andare avanti, ecco. E quindi volevo confermare quello che dicevano anche che dicevano Laura e a Maria Elena, e direi buttatevi, cioè mettetevi in gioco, non abbiate paura e vedrete che veramente scoprirete, veramente vivrete una grande, grande avventura. Quindi in bocca al Bene, lupo e buona avventura. io vorrei ringraziarvi per la vostra competenza e il vostro entusiasmo. Sicuramente avrete ben seminato, perché devo dire che l'entusiasmo e la competenza sono fondamentali e necessari e sempre più, diciamo, oltretutto in questo ambiente, su questa piattaforma si trovano persone che condividono anche questa gioia nel fare le cose, no? E la passione per quello che si fa, che secondo me è quello che ci fa alzare contenti con il sorriso la mattina e andare la sera a letto stanchi ma sorridenti. Io vi vorrei salutare e ricordo a tutti che
Tutti gli ambasciatori sono a disposizione, possono essere raggiunti via email. Abbiamo tutti quanti un contatto che, vi ripeto, è disponibile sul sito Erasmus+, alla pagina sito erasmusplus.it, alla pagina che riguarda gli ambasciatori. Quindi troverete Maria Elena ovviamente nella pagina del Trentino Alto Adige, con il gruppo degli Alto Atesini e dei Trentini, e invece Riccardo, Laura e Simona siamo nel gruppo toscano e vi aspettiamo alla prossima occasione, e più specificamente il 21, come dicevamo, e pubblicheremo questo materiale appena possibile, insomma, appena tecnicamente sarà possibile su YouTube. Quindi, anzi, invito Maria Elena, che ha, credo, la mia mail, a inviarmi, se vuole, la presentazione, in modo tale che io possa, o comunque tu hai condiviso il codice e il link, per cui diciamo che è già disponibile. E Laura e Riccardo, se vogliono condividere la loro presentazione, a fare lo stesso. E vi ringrazio ancora moltissimo. Auguro a tutti buona serata e ci vediamo presto. Arrivederci, Grazie. grazie. Ciao, grazie Simone. Grazie a voi.